Nessuno può vantarsi di conoscere Venezia nel profondo delle sue mille anime. È una città, come dice il poeta Diego Valeri, nata da un vago pantano, tagliuzzata e slabbrata per ogni verso da errabondi canali. Le pietre che la compongono sono incastonate sui muri dei palazzi e delle chiese come tasselli di un mosaico composto nei secoli da uomini diversi. Sono un cantico di armonia ed arte, ma anche schegge di storia che ci raccontano i piccoli e grandi avvenimenti di questa irripetibile città. Molte di queste pietre sono poco conosciute, nascoste nel gioco di luci ed ombre voluto dagli antichi architetti. Reliquie dimenticate, spesso simboli di tradizione popolare, di curiosità o messaggi enigmatici. Andremo a scoprirle insieme in questa avventura veneziana. Furono gli abitanti di Altino per primi a rifugiarsi nelle isole della Laguna Nord, che in seguito avrebbero formato la fiorente Torcello, con oltre 10.000 abitanti. Luogo sicuro dalle incursioni barbariche, ricco di pesca e di caccia, ma totalmente privo di ogni materiale per costruirvi le case. Fu così che nei momenti di quiete gli abitanti ritornavano alla devastata Altino per recuperare le pietre, quelle stesse che oggi vengono chiamate le Altinelle, frequenti nelle isole, ma anche nella stessa Venezia. Proprio al centro dello spazio antistante la cattedrale di Santa Maria Assunta, eretta nel 639 d.C., si trova una rudimentale sedia di marmo, in dialetto El Caregón, che una leggenda fa ritenere il trono di Attila, re degli Unni, flagello di Dio. Verso la fine della piazzetta di San Marco che dà sul molo, si ergono le due imponenti colonne di granito rosso e grigio, provenienti dall'Oriente. Sono le colonne di Marco e Todaro, i due protettori della Repubblica Marinara. Il leone che rappresenta l'Evangelista Marco è in realtà una chimera. Il busto della statua di San Teodoro è di fattura romana, mentre la testa rappresenterebbe Mitridate, re di Ponto. La lancia di San Teodoro è impugnata con la mano sinistra, anziché con la destra. La Repubblica intendeva così dimostrare che le armi servivano per la difesa e non per aggredire. Le più clamorose sentenze capitali, o quelle riguardanti amministratori della cosa pubblica corrotti e disonesti, venivano riportate scolpite e collocate nelle vie di maggior passaggio, oppure infisse nei muri delle sedi del governo della Repubblica, questo a monito per tutta la popolazione. Le numerose bocche de León o bocche della verità che venivano collocate nelle strade o infisse nei muri dei palazzi della Serenissima erano il mezzo di verifica della gestione pubblica. Molte denunce erano anonime, ma solo quelle che presentavano almeno due testimoni venivano prese in considerazione
e di conseguenza si procedeva delle scrupolose indagini conoscitive. 36 colonne sorreggono l'imponente mole del Palazzo Ducale. Per l'esecuzione dei capitelli si impiegarono gli artigiani e artisti veneziani ed altri provenienti dalle città limitrofe, nonché scultori lombardi e fiorentini. Sui capitelli vengono descritte scene di storia, di mitologia. Sono rappresentati i vizi e le virtù, i popoli della terra allora conosciuti, i lavori dell'uomo, gli uccelli che abitavano la laguna, i santi protettori, nonché gli uomini famosi per saggezza, per arte e per scienza. All'angolo della Basilica di San Marco, verso la piazzetta, spicca un singolare gruppo marmoreo di porfido rosso, raffigurante i tetrarchi, scultura egizio-siriaca del IV secolo d.C. Sono rappresentati nell'atto di abbracciarsi, per simboleggiare la leale e concorde unione dei quattro reggitori dell'impero romano in uno dei periodi più travagliati della sua storia. Essi sono Diocleziano, Galerio, Massimiliano e Costanzo. Il gruppo giunse a Venezia da Bisanzio come bottino di guerra, mancante del piede di una delle figure. Recentemente, durante una campagna di scavi nei pressi di Istanbul, è stata recuperata la parte mancante, che ora è conservata nel museo locale. Le pareti d'angolo che ospitano i tetrarchi è quanto rimane di un'antica torre. La facciata è rivestita con lastre di marmi dagli elaborati disegni geometrici che i veneziani portarono da Costantinopoli. Molte volte questi bottini venivano usati come pesi per stabilizzare le imbarcazioni veneziane che ritornavano vuote o con carichi leggeri come spezie o seta. Proprio a fianco del gruppo dei tetrarchi, sotto il marmoreo sedile, si può osservare un 200esco bassorilievo che raffigura due bambini mentre reggono un cartiglio con scritto: «L'uomo può fare e progettare tutto quello che vuole, ma deve stare attento alle conseguenze». In questo palazzo si tramanda che nel XVI secolo abitasse il diavolo sotto le sembianze di un grosso scimmione. Il demonio, al segno della croce fatto dal frate Matteo da Brescia, chiamato per esorcizzarlo, fuggì precipitosamente scagliandosi contro una parete e forando il muro. Un capitello raffigurante un angelo fu posto dove la leggenda ricorda la precipitosa fuga del diavolo. Nel 1310, uno scontento della nuova nobiltà sfociò in una sommossa capeggiata da Baiamonte Tiepolo, avendo come fine l'eliminazione del doge Pietro Gradenigo e la destabilizzazione dello Stato. Nella notte del 15 giugno 1310, una certa Lucia Rossi fu svegliata da insoliti rumori provenienti dalla sottostante calle. Nell'affacciarsi fece cadere un mortaio in pietra, un morter, che andò a colpire, uccidendolo, il portabandiera dei congiurati. Questo fatto causò lo scompiglio tra le file dei rivoltosi, che furono poi sgominati dalle guardie dogali. La veccia del morter ebbe onoranze e vantaggi economici dalla Serenissima. Le vere da pozzo a Venezia sono considerate delle originali opere d'arte, sia per l'abilità dimostrata dai maestri tagliapietra, sia per l'armonia che unisce il bello all'utile. Alla base del pozzo si trovano degli incavi. Qui veniva versata dell'acqua per dissetare cani, gatti e piccioni, sempre vissuti in armonia con gli abitanti di Venezia.
la Casa Palazzo Veneziana si apre al paesaggio attraverso ampi ed elaborati balconi, dove la luce del Canal Grande con i suoi guizzanti riflessi invade gli ampi saloni. Bifore, trifore, gotiche appaiono a prima vista come un delicato disegno arabesco, dove gli abbellimenti marmorei si trasformano in una preziosa filigrana. Mai nella città d'acqua una finestra ripete l'ornato di un'altra, ma sempre la fantasia degli architetti cercava forme e soluzioni diverse. Negli archi d'entrata dei palazzi veneziani venivano scolpiti nelle chiavi di volta dei mascheroni, in veneziano testoni, spesso in atteggiamento di beffa sprezzante. Un accorgimento scaramantico per tenere lontani spiriti e disgrazie dalla casa. Quello che si trova all'entrata del campanile di Santa Maria Formosa è certamente il più grottesco e deforme. Il mascherone settecentesco che si trova all'entrata del campanile di San Bartolomeo ha anche funzione di antidiavolo. Innumerevoli sono a Venezia le pietre scolpite che rappresentano il leone di San Marco, l'emblema cittadino, con il libro aperto tenuto tra le zampe sul quale sta scritto «Pax tibi marce evangelista meus». Rarissime, invece, sono le rappresentazioni dei leoni con il libro chiuso e stanno a significare che in quel momento Venezia era in stato di guerra. Era consuetudine che i proprietari di case e palazzi situati ai lati della stessa calle, per dimostrarne la proprietà, li unissero tra loro mediante un arco e su questo apponessero gli stemmi nobiliari della famiglia. Come il quattrocentesco arco del paradiso, cosiddetto per la sua bellezza, con scolpiti gli stemmi dei Foscari e dei Mocenigo. Ai piedi del ponte del paradiso vi è una pietra d'angolo molto consunta dal tempo. Osservandola si rivela come parte di un'ara romana. Anche questa ci parla dell'antica Altino da cui proviene. Nel Palazzo Priuli, un classico dell'architettura gotica veneziana, ci attrae la stupenda bifora d'angolo, un esempio elegante ed originale che ha risolto in maniera unica l'apertura verso il luminoso canale che qui percorre un'ansa. Al lato del Ponte del Diavolo, in un bassorilievo, è rappresentato San Lorenzo, martirizzato nel 258 sotto l'imperatore Valeriano. Reca in mano lo strumento del suo martirio, una graticola. La chiesa di Santa Maria del Giglio, conosciuta a Venezia come Zobenigo, dal nome dell'estinta famiglia che l'avrebbe costruita nel IX secolo. È una delle più caratteristiche architetture dell'arte barocca veneziana. Sui pilastri delle colonne si possono osservare le inconsuete, per un tempio sacro, piante topografiche delle fortezze e città fatte scolpire dalla famiglia Barbaro a ricordo dei luoghi dove esercitavano le loro attività militari e diplomatiche. L'entrata principale dell'arsenale è costituita da un arco rinascimentale adattato poi ad arco di trionfo in memoria della battaglia di Lepanto del 1571. Ai lati del portale si trovano due leoni di arte greca arcaica. Giunsero a Venezia come preta di guerra dell'ammiraglio Francesco Morosini, detto il Peloponnesiaco.
Il leone di sinistra presenta due singolari iscrizioni scolpite sui fianchi e sulle zampe anteriori, racchiuse entro un cartiglio intrecciato. Si tratta di un antico messaggio lasciato dai vichinghi, in lingua runica, che narra come nel 1040, a causa delle pesanti imposte che l'allora imperatore bizantino Michele Ipaflagone imponeva al suo popolo, ad Atene esplose una violenta insurrezione che venne soffocata dai guerrieri venuti dalla Scandinavia. Il palazzo Contarini viene chiamato del Bovolo per la scala esterna a chiocciola quattrocentesca, in dialetto Bovolo, opera di Giovanni Candi, tipica costruzione che si rifà ai modelli architettonici lombardi. L'unico ponte ancora superstite senza le bande, le protezioni laterali, si trova alla fine della fondamenta di San Felice. Un tempo tutti i ponti della città erano sprovvisti di bande e si presentavano meno arcuati e senza gradini per permettere il passaggio alle cavalcature. In corte del Milion, nella contrada di San Giovanni Grisostomo, si trova quello che la tradizione popolare ritiene sia stata la casa di Marco Polo. Vi rimane solo un portale, elegantemente istoriato, riportato al suo splendore da un opportuno recente restauro. Nella zona sono più d'una le case che pretendono di essere state la dimora dei Polo. Sembra però che la casa originaria sia andata distrutta da un incendio. Vicino alla bella chiesa quattrocentesca della Madonna dell'Orto, nel sestiere di Cannaregio, si trova il Campo dei Mori, cosiddetto per la presenza di alcune curiose cariatidi raffiguranti i fratelli Rioba, Sandi e Afani, opera della fine del XIII secolo, che giunsero a Venezia dalla Morea nel 1112. Ricchi mercanti di spezie e droghe esercitarono il loro commercio aprendo un negozio all'insegna del cammello e adottando il cognome di Mastelli. A fianco della casa del Tintoretto, il pittore dello spazio e della luce che riposa nella vicina chiesa della Madonna dell'Orto, è collocata la statua del moro detto Sandi, che poggia su un'ara romana di probabile provenienza altinate. Il moro privo di turbante con il naso rifatto in ferro, situato all'angolo dell'edificio, è da sempre ricordato dai veneziani con il nomignolo di Sior Toni Piova, per via di alcune satire che spesso si rinvenivano alla base della statua, indirizzate in modo particolare contro ogni novità che mutava il ritmo della vita quotidiana. Ai fratelli ed eredi Rioba Mastelli si deve parte delle costruzioni adiacenti il campo, come ad esempio il Palazzo Mastelli detto del Cammello, per la presenza sulla facciata di un rilievo di un mercante che guida un cammello. A questa immagine è legata una triste e romantica leggenda. Un ricco mercante egiziano, innamorato non ricambiato di una splendida fanciulla, giunse a Venezia per dimenticare il suo sfortunato amore. Prima di partire in un ultimo tentativo, disse all'amata che avrebbe fatto scolpire la propria immagine all'esterno del suo palazzo, in modo che sarebbe stato più facile per lei poterlo trovare qualora l'avesse raggiunto. L'attesa fu lunga e vana. La finestra d'angolo è formata usando un'ara romana proveniente dalla vicina Altino. Un pregevole tabernacolo marmoreo che racchiude un rilievo della Confraternita della Misericordia, raffigurante la Vergine adorata dai confratelli in ginocchio. Ai lati, entro due nicchie, sono rappresentate due navi da carico. Opera del XVI secolo.
Il ponte di Rialto, all'inizio del XVI secolo, si presentava fatiscente al punto che se ne decise la ricostruzione in pietra. I progetti dei più illustri architetti del tempo si susseguirono per parecchi decenni. Fra gli altri, presentarono progetti Michelangelo, il Palladio, il Sansovino, il Vignola e lo Scamozzi. La lungaggine degli studi aveva sollevato non poche perplessità tra la popolazione incredula sulla sua effettiva costruzione. Una maliziosa tradizione popolare ricorda i commenti che fece una coppia di vecchi, i quali, scettici sull'esito dei lavori, dissero: «Prima che il ponte sia finito, mi crescerà l'unghia sul sesso». La vecchia dimostrò maggior stoicismo, perché scommise che in quel caso si sarebbe bruciata la natura. Il ponte venne definitivamente costruito su progetto dell'architetto Antonio da Ponte tra il 1588 e il 1591. Nel vicino palazzo dei Camerlenghi, pubblici tesorieri, su due capitelli scolpiti è ricordata questa curiosa leggenda. A pochi passi dal ponte di Rialto si trova il mercato ortofrutticolo, vicino al quale è situata la chiesa di San Giacometto, che viene considerata la più antica di Venezia. Sull'esterno dell'abside è visibile un'interessante iscrizione in latino, in cui, dopo aver lodato il Signore, ai mercanti si raccomanda sia l'onestà nei prezzi che l'esattezza nella pesatura e la lealtà nella stipulazione dei contratti. Di fronte alla chiesa di San Giacometto si può osservare la colonna del bando, più nota come il Gobbo di Rialto. Vi montava sopra il banditore della Serenissima per leggere proclami, bandi, condanne. Recenti studi hanno dimostrato che la statua della Giustizia, che si può osservare scendendo dal ponte di Rialto, è opera scultorea romana di probabile provenienza altinate. La si è erroneamente ritenuta per secoli una scultura rinascimentale. Il palazzo di Ca' Farsetti, attuale sede del governo della città, fu costruito nel XII secolo dalla famiglia dei Dandolo. È uno dei più caratteristici palazzi veneto-bizantini che si specchiano sul Canal Grande. Le colonne del porticato d'entrata presentano una serie di incisioni eseguite nel corso dei secoli da improvvisati artisti. In particolare, una vigorosa e sicura incisione ricorda nelle sembianze il volto del Colleoni. E una galea veneta quattrocentesca è riprodotta con fedeltà. Una figura maschile per intero, ben definita nei particolari, è rappresentata con una pipa di tipo inglese in uso a Venezia già dal XVII secolo. Sul campanile di San Silvestro, sopra una finestrella che dà verso il campo, vi è collocato un bassorilievo di un dotto della chiesa. È un'opera cinquecentesca per lo stile e la realizzazione. Ai piedi del ponte storto, nei pressi del campo San Aponal, si trova una curiosa abitazione, la cui facciata è adornata da due busti di imperatori romani. Su uno si riesce a leggere: «Regnò 14 anni, visse 32 anni, Nerone». È una conferma del gusto dei veneziani ad abbellire le proprie abitazioni con i più svariati ed insoliti materiali provenienti anche da lontane regioni. A San Pantalon, nel campiello di Ca' Angaran, è collocato sulla facciata di una casa uno splendido medaglione marmoreo greco raffigurante l'imperatore Leone VI. È un tipico campo veneziano, recentemente usato per ambientarvi alcune commedie di famosi autori veneziani. La casa a lato della chiesa, di recente costruzione, presenta alcune interessanti ed insolite antiche sculture.
Una in particolare ci attrae perché vi è ritratto un troglodita peloso con una clave in mano. Per quanto si sia cercata una spiegazione alla rappresentazione, al momento rimane il mistero, così come per la sua provenienza. È un esempio di come gli abitanti della città intendevano abbellire e adornare le facciate delle loro abitazioni con le più svariate iconografie. In Campo San Tomà si trova l'edificio che ha ospitato la scuola dei Caligheri. Erano molti gli artigiani che esercitavano l'arte del calzolaio, ai quali era riservata la più raffinata lavorazione, sempre sollecitati a creare nuovi modelli per soddisfare l'esigenza dell'aristocrazia veneziana. L'edificio presenta nel lunettone sopra la porta San Marco che guarisce il ciabattino aniano, opera giovanile di Pietro Lombardo. Un'altra scuola dei Caligheri era presente presso San Samuele, ma questa raggruppava gli artigiani Caligheri tedeschi che qui esercitavano con grande successo. Nel campanile di San Polo, costruito nel 1362, come ricorda l'iscrizione nel portale d'entrata, ai lati, sopra il basamento, sono collocati due leoni. La tradizione popolare ha inteso vedere in queste rappresentazioni in uso nell'architettura romanica la figura dello sfortunato condottiero, il conte di Carmagnola, decapitato sotto l'accusa di tradimento nel 1432 tra le colonne di Marco e Todaro, altri invece credono che sia la testa del doge Marin Faliero, decapitato il 17 aprile 1355, perché resosi responsabile di congiura contro lo Stato. Un recente restauro ha riportato al suo primario aspetto l'arcone trecentesco d'entrata alla Basilica di San Marco. È ornato da rilievi e figure di finissima fattura, riproducenti i mestieri veneziani medievali. Il recente lavoro di pulitura ha evidenziato tracce dell'originaria colorazione. La svedese Selma Lagerlöf, prima donna a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1909, in un racconto ambientato a Venezia dal titolo L'anello del pescatore, fa dire a San Marco protettore della città: anche quando l'ultimo doge lascerà il palazzo ducale, io sorveglierò Venezia. Anche se la Serenissima perdesse il suo dominio sulle isole dell'Est e perdesse la dominazione dei mari, anche se nessun doge si avventurasse più sulla laguna, sul Bucintoro, Venezia conserverà il suo splendore e la sua bellezza. Sarà sempre ricca e amata da tutti. La si canterà sempre. Si elogeranno i suoi splendori. Gli uomini troveranno la loro gloria nel viverci.